Forni dedicati alla robotica a Trento, dove questa mattina ha preso il via il RoboCup Junior. Sono 90 le squadre arrivate da tutta Italia. C'è anche uno spazio in Piazza Fiera per esibire i progetti scolastici. Cristiana Chiarani. È un settore in grandissima espansione, la robotica, i cui esperti sono contesi dalle aziende spesso ancora prima del diploma. Di pari passo, la scuola sta moltiplicando i progetti di programmazione informatica e robotica, partendo già da elementari e medie, coi primi robottini che sanno seguire linee ed evitare ostacoli, per arrivare alle superiori a programmare bracci robotici industriali, in grado di eseguire compiti sempre più complessi, come quelli richiesti dalle competizioni come la RoboCup, organizzata dopo 2 anni di stop a Trento dall'Istituto Buonarroti, che col Marconi di Rovereto si gioca la palma di scuola più tecnologica e più titolata del Trentino. Ma anche i licei scientifici fanno parte a pieno titolo della competizione, per la quale i ragazzi si preparano quasi esclusivamente in orario extrascolastico. La dirigente ci tiene tantissimo a portare avanti dei progetti che riguardano l'innovazione. Una di queste è proprio la robotica. Infatti abbiamo partecipato a tante competizioni e si porta avanti sempre il discorso del robottino industriale, del robottino della Lego e anche il robottino NAO, che quest'anno parteciperemo per la prima volta a una gara nazionale. Il robot è controllato principalmente da questa scheda, che è il cervello del robot, è un Arduino Mega, e in base agli input che riceve dai sensori qui sotto e qui davanti, segue la linea nera, gira quando deve girare e riesce anche a navigare una stanza senza indicazioni. E se la cava meglio, un liceo scientifico o una scuola tecnologica? Sicuramente una scuola tecnologica che ha degli indirizzi apposta, per cui fanno praticamente solo quello, se la caverà sicuramente meglio, anche perché noi facevamo 2 volte in settimana, quelle 4 ore in settimana rispetto a un 8-10 ore che fanno loro di materia di indirizzo, sicuramente sono più avvantaggiati loro. 90 le scuole italiane che si giocheranno i titoli delle varie categorie e le slot che daranno l'accesso ad europei e mondiali. Contemporaneamente, in Piazza Fiera, 18 scuole si alterneranno a presentare i rispettivi progetti nel Robot Exhibition Pavilion, un percorso di crescita internazionale che ha come obiettivo nel 2050 una vera partita di calcio tra alunni e robot, obiettivo però ancora lontano.